primo consiglio provinciale, ieri, senza il presidente Franco Alfieri, che è stato sospeso dall'incarico dopo l'inchiesta della Procura di Salerno. Tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione del consolidato, che permette all'ente di Palazzo Sant'Agostino di procedere con le assunzioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A guidare i lavori è stato il vicepresidente Giovanni Guzzo, che ha ribadito, ormai come un mantra, piena fiducia nella magistratura, solidarietà umana e politica al presidente sospeso. Questo è il nostro lavoro, questo è quello che stiamo facendo. Il bilancio consolidato è un atto importante, del resto è dichiarato dal piano legislativo e normativo. Avevamo l'imposizione della legge che ce lo impone entro il 30 ottobre. Ci sono ancora altri atti che entro l'anno andranno approvati, quindi stiamo qui e lavoriamo a servizio dei 158 comuni. Noi innanzitutto come consiglio provinciale abbiamo inteso portare avanti i provvedimenti più urgenti e più importanti per l'amministrazione dell'ente provincia. C'è bisogno di portare avanti un'azione amministrativa, chiunque ricopre un ruolo amministrativo, da sindaco, da consigliere comunale, da assessore, sa bene che ci sono delle scadenze che dobbiamo rispettare. Nel frattempo è stata anche l'occasione per ribadire come capogruppo di maggioranza del PD, anche a nome del vicepresidente che l'ha fatto per la verità nelle comunicazioni iniziali, quello di solidarietà umana e politica al presidente Alfieri, ma anche forte fiducia nella magistratura affinché facciano chiarezza sulle vicende che stanno interessando il presidente sospeso Alfieri. Quindi è stato un momento di confronto anche con le minoranze in consiglio provinciale. C'erano punti come il consolidato, che è uno degli atti più importanti. Noi abbiamo una sola società partecipata, che è la società in house, che è al 100% dell'amministrazione provinciale, ma soprattutto con la mancata approvazione del consolidato si rischiava di andare in sanzione per quanto riguardano anche le future assunzioni. E siccome noi abbiamo avuto nel piano di fabbisogno, tra l'altro la provincia è in piano di riequilibrio, quindi autorizzata anche assunzioni per quanto riguarda la gestione del PNRR e poi di fondi importanti che vanno anche nel piano triennale delle opere pubbliche, c'era bisogno e urgenza di intervenire su queste tematiche, con la speranza che poi anche nelle prossime ore ci possano essere delle novità anche sulla vicenda giudiziaria e soprattutto avere delle risposte da parte della magistratura che sta indagando.